Perché è scarso. Non è abbastanza play? Pronti, via. Prego. Coach, arriviamo da una bella vittoria in Eurocup. Adesso tutte le energie sono concentrate per la trasferta di domenica. Sì, come la storia insegna, il campionato italiano, vincere in trasferta non è mai facile. Dobbiamo far vedere di aver fatto qualche passo avanti, qualcosa in più l'abbiamo fatto, però ne abbiamo ancora da fare su diversi aspetti. Beh, sicuramente sui rimbalzi e sulla difesa è una cosa che noi dobbiamo migliorare sicuramente. Una della difesa dell'uno contro uno e più lavoro ai rimbalzi sicuramente di squadra. Malgrado la difesa così del primo tempo, martedì lei non si è arrabbiato, perché poi hanno corretto gli errori nel secondo tempo, oppure perché c'era un atteggiamento comunque differente? Era una questione di atteggiamento oppure di disposizione? Ma è stato un po' una nostra difesa non di alto livello, onestamente, il primo quarto. E poi loro hanno iniziato, onestamente, hanno anche fatto dei canestri molto difficili, perché bisogna dare adito a loro che hanno trovato delle situazioni molto difficili, tiri buttandosi all'indietro, l'ultimo secondo anche da lontano, perciò era anche una via di mezzo dalle due cose. Beh, sicuramente tra le cose da migliorare anche l'approccio iniziale del partito, Cremona sarà fondamentale, visto che... Sicuramente fuori casa non si può sperare di subire i break che subiamo e poi cercare di recuperare come abbiamo fatto un paio di volte, che poi sono arrivati sicuramente dei risultati positivi di aver vinto la partita, e mentre con Bilbao non ce l'abbiamo fatta, però sicuramente l'approccio fuori casa è ancora più importante, se non decisivo. C'è una crescita dei singoli, soprattutto dei nuovi. Sicuramente abbiamo provato questa soluzione qua dei giocatori, dei due playmaker dentro, anche con Drake, praticamente due playmaker e mezzo, perciò qualcosa stiamo provando. È logico che bisogna vedere che situazione ci troveremo dall'altra parte, perché se loro giocano con due guardie non forte fisicamente, oppure che ci mettono in imbarazzo andando a giocare sotto canestro, questo ci può creare. Però è sempre il discorso partire da una parte, però far partire agli altri di avere dentro due teste pensanti, due giocatori che possono creare. Sicuramente questo è un vantaggio. E cosa che dicevamo dei nuovi? Sicuramente... ci sono dei passi avanti di tutti i giocatori, però abbiamo sempre dei margini di miglioramento. È giusto che ci sia così, non possiamo essere, non so, abbiamo fatto mi sembra 6 partite, avere già tutti i giocatori in condizione perfetta. Abbiamo trovato un Drake che sicuramente vorremmo tenercelo così per tutto l'anno, però gli altri bene o male stanno crescendo un pochettino. Sì, le cose sono andate meglio, però queste situazioni poi si dovranno vedere quando ci sono, che la partita poi non vada via liscia nel terzo quarto. Questa è la cosa importante, e vederle sicuramente con squadre di più alto livello e in partite in cui ci si gioca il risultato sul filo dei punti. Questa qui è la riprova importante. Sì, è un discorso che si può fare, l'abbiamo fatto e vediamo un po'. Ma già adesso dire come sarà o come non sarà è un po' difficile. Però diciamo che a prescindere però, vista la statura... Sì, loro giocano con Woodside e Jackson, che onestamente possiamo riuscire a marcarli con i nostri due playmaker. Chi ce l'ha fatto? No,
De Vecchi per domenica non è a posto, stiamo valutando, lui si sta allenando, però un conto è allenarsi da solo sulla corsa lineare, un conto è giocare con scivolamenti difensivi e contatto, perciò è ancora fermo. Ma sperabile con Varese, adesso vediamo di giorno in giorno, per domenica no, adesso valuteremo se è il caso di vedere qualcosa quando andremo magari a Belgrado, ma però sicuramente non siamo in apprensione in una situazione di roster che ci manca un giocatore e ne abbiamo assolutamente bisogno, perché sennò dobbiamo far senza, anche senza Jack. Beh, sicuramente poi giocarla in casa è un conto, giocarla fuori casa davanti al loro pubblico è un altro. Io ricordo della partitaccia che noi abbiamo fatto a Cremona l'anno scorso, perciò voglio dire, mi piacerebbe far vedere che siamo qualcosa di diverso rispetto a quella partita lì. Io non guardo mai molto onestamente. Se giochiamo contro una squadra, contro l'altra, è logico che a questo punto, come ben sapete, mi interessa molto la mia squadra, che noi riusciamo a fare le cose nostre, al di là del valore dell'avversario o non dell'avversario. È logico che magari contro certi avversari ci riesci, contro certi no, però voglio dire, voglio vedere un passo avanti anche sotto questo aspetto qua. In Coppa un certo fascino a giocare nella città di Lazio. No, beh, sicuramente questo è come quando siamo andati a giocare a Belgrado, quando si giocano nei posti che hanno fatto un po' la storia della pallacanestro, per uno che l'ha vissuta come me da tanto mi trasmette qualcosa, bisogna vedere se lo trasmette anche agli altri giocatori la storia. Penso che adesso anche i nostri giocatori conoscono un pochettino la storia di Petrovic e di tutto, però sicuramente è una piazza importante. Qualche singolo da cui si aspetta qualcosa di più? No, io mi aspetto di più da tutti, onestamente, perché mi aspetto un po' di crescita un pochettino da tutti. Cioè, non posso dire che mi aspetto qualcosa di più da Drake, però degli altri giocatori mi aspetto sicuramente qualcosa di più, qualcosa più di intensità in generale, su diversi giocatori è importante che noi abbiamo questa intensità che ci fa sopperire a questa mancanza di questa fisicità che ci abbiamo. Non abbiamo questa fisicità, perciò la dobbiamo trasferire con l'aggressività, la corsa e la possibilità di avere salti, rapidità sotto canestro con tutti per portare a casa dei rimbalzi che poi con le palle recuperate sono quelle che poi ci permettono di andare in campo aperto, e avete visto che poi quando riusciamo ad andare in campo aperto le cose cambiano un pochettino. Altre domande? Sì, un'ultima. C'è stato poco spazio per i tessitori nelle ultime partite, perché era giusto cercare di recuperare più altri, cioè far giocare più agli altri per superare un momento difficile. O perché lui un attimino, giustamente, anche un ragazzo... No, il discorso è che non siamo in questa rotazione qua da 11, non c'era Jack da 10 e in Coppa da 11, però il problema è che oltre a Tessitore, che bisognerebbe trovargli dello spazio, io devo cercare anche di recuperare Vanuzzo. Perciò il problema è questo, però sai, certe volte uno si immagina la partita in una certa maniera e va avanti così. Il discorso è che noi non abbiamo mai avuto un problema di falli, e non avendo un problema di falli io non sono molto abituato a fare i cambi col cronometro, tipo questo adesso decido di far giocare 5 minuti. Può darsi che magari fargli toccare il campo per un paio di minuti sarebbe stato importante, però metterlo dentro a 2 minuti dalla fine per dargli il contentino, una cosa e l'altra, l'ho fatto con Esben perché onestamente non ha mai toccato il campo in queste 6 partite, un po' perché non può giocare, un po' perché
le altre due di Coppa erano in una certa situazione, però avendo anche un roster così è difficile che io riuscirò a giocare con 11 giocatori in campo, raramente, lo dico già. Questo è molto difficile, a meno che non ci siano, che ci sia quell'intensità che chiediamo, che ci permette, che ci farà fare qualche fallo in più, e allora ci vorrà un po' di gente. Però se, come mi sono arrabbiato martedì, se vedo che la gente non sta lì per non fare il fallo e si controlla i falli, e allora questo è un passaggio che dobbiamo passare, arrivarci per forza. Perciò questo è importante che loro lo capiscano, e se non lo capiscono glielo devo far capire io e basta. Perché non è più come l'anno scorso, che c'era proprio questa differenza, magari quando avevamo dei problemi, non avevamo problemi di falli e la gente si gestiva per i falli. Questo noi non dovremmo farlo, e non voglio che lo facciamo, perché se no ritorniamo sempre che ci manca questo passo per arrivare. Va bene, grazie. Prego.